Ero stato arrestato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943. Avevo 24 anni. Dichiarai cittadino italiano di razza ebraica. Come ebreo fui portato a Fossoli, vicino Modena. Centinaia di famiglie, vecchi, donne, bambini, ebrei impauriti. Tanti pensieri che mi si affollavano nella mente. Il giorno passò come un coltello affilato che entra nelle carni lentamente. Cosa sarebbe stato di noi prigionieri? Venne la sera. L'indomani ci avrebbero portato chissà dove. Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. Alcuni pregarono, altri bevvero oltre misura, altri si inebriarono di nefanda ultima passione, ma le madri vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viaggio e fecero i bagagli e lavarono i bambini e all'alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al vento ad asciugare e non dimenticarono le fasce e i giocattoli, i cuscini e le 100 piccole cose che esse ben sanno e di cui i bambini hanno, in ogni caso, bisogno. Non fareste anche voi altrettanto? Se dovessero uccidervi domani con il vostro bambino, non gli dareste oggi da mangiare? Arrivò il momento. Spinti dentro vagoni luridi, la portiera fu chiusa subito, ma il treno non si mosse che a sera. Avevamo appreso con sollievo la nostra destinazione, Auschwitz, un nome privo di significato allora per noi, ma che doveva corrispondere a un luogo di questa terra. Il treno viaggiava lentamente, con lunghe soste snervanti. Soltanto hanno rivisto la loro casa e fu di gran lunga il vagone più fortunato. Soffrivamo per il freddo, per la sete. Chiedevamo acqua a gran voce o almeno un pugno di neve, ma raramente fummo uditi. Accanto a me, serrata come me fra corpo e corpo, era stata per tutto il viaggio una donna. Ci conoscevamo da molti anni. E la sventura ci aveva colti insieme, ma poco sapevamo l'uno dell'altra. Ci dicemmo allora, nell'ora della decisione, cose che non si dicono fra vivi. Ci salutammo e fu breve. Ognuno salutò nell'altra la vita. Non avevamo più paura. Venne lo scioglimento. La portiera fu aperta con fragore, il buio echeggiò di ordini stranieri e di quei latrati dei tedeschi quando comandano che sembrano dar vento a una rabbia vecchia di secoli. Apparve una banchina illuminata da riflettori, poco oltre una fila di autocarri. Senza sapere come, tutti noi uomini validi fummo radunati in un gruppo. Quel che accadde degli altri, dei vecchi, delle donne, dei bambini, non ci fu dato saperlo né allora né dopo. In 10 minuti mi ritrovai insieme a una trentina di altri su un autocarro. L'autocarro partì nella notte a grande velocità. Il viaggio non durò che una ventina di minuti. Poi l'autocarro si è fermato ed è apparsa una porta con una scritta vivamente illuminata. Il suo ricordo mi percuote ancora nei sogni. Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Questo è l'inferno. Cosa pensare? No, non si può più pensare. È come essere già morti.